un operatore dell'area marina protetta, quindi mi immergo da molto tempo e sono appassionato di fotografia subacquea da più di 10 anni. Negli ultimi anni, immergendomi, oltre che essere attratto sempre dalle comunque specie marine che vivono nei nostri fondali, anche di una grandissima presenza di plastica. Ci sono 40 scatti, di cui 10 li abbiamo dedicati solamente alla marine litter, che è sulla plastica in mare, e la restante parte, le specie marine che comunque vivono nel nostro mare. L'area marina protetta, nell'ultimo anno, per tutto questo anno, promuove queste iniziative sulla plastica in mare con la Marine Litter. Questa mostra resterà qui aperta, disponibile a tutti quanti gratuitamente per tutta l'estate. Ormai l'inquinamento da plastica per la gestione dell'area marina protetta è diventato proprio un argomento centrale. Noi facciamo sia attività scientifica, monitoraggi scientifici secondo protocolli europei per quantificare quindi la problematica e contribuire a quantificare la problematica di inquinamento da plastica nell'intero Mediterraneo. E facciamo anche azioni concrete, sia questo accordo di programma con i pescatori professionisti, siamo l'unica area marina protetta d'Italia e utilizziamo i pescatori professionisti, tra virgolette, nel rimuovere la plastica dal mare. L'obiettivo è cercare di, con queste fotografie, alcune delle quali molto, molto impattanti, molto d'effetto, serviranno proprio per rendere consapevoli, non addetti ai lavori, i turisti, all'uso di buoni comportamenti finalizzati a ridurre la plastica, soprattutto quella da monouso, piatti, posate, magari sostituirle con prodotti biodegradabili. Essere magari anche più attenti lì quando si vanno a comprare cose al supermercato, cercare cose meno confezionate. Semplici gesti che tutti insieme veramente poi possono fare tanto. Non è un caso che è stato allestito nella Proloco, qui transitano in piena estate 1.200.000 turisti, quindi diamo il messaggio veramente a tantissime persone. Occorre sensibilizzare il territorio e noi lo stiamo facendo ormai da anni insieme all'area marina protetta, insieme alle associazioni ambientalistiche che operano sul territorio. Bisogna far capire alla gente qual è la differenza tra comportarsi in maniera adeguata ed idonea, e cioè non eliminando i rifiuti così a cavolo, ma differenziando, perché soltanto differenziando noi possiamo evitare di sporcare il nostro territorio e soprattutto tutto il mare.